PC? Oh! Allora, da PC. Allora, qua moderiamo i termini, capito? Ma questa è una mappa per i nabbi. Ah, beh, infatti è da tanto, puoi entrare. Qua si dissano, ragazzi. Ma non ho i tappi per quello. Sei fortunato che non mi dava il tasto del piccone. Causa le occhi, ragazzi. E hanno vinto questo round. Attenzione, colpo di scena. E la clutch è così. Cosa? Ancora non hai messo like e soprattutto non usi il codice creatore Los Amigos nel negozio? Bene. Spero ti sia chiaro. Come state, vi spero come sempre ragazzissima. Oggi ragazzi mi scappa già da ridere perché ultimamente sto trovando solamente personaggi. Se vi ricordate, ieri o l'altro ieri ho fatto una storia su Instagram in cui cercavo tra tutti voi due giocatori che siano appunto molto potenti. E mi avete risposto in tanti, ma questi qua ragazzi vi assicuro che dalla loro risposta ho detto: ok, li portiamo qua sul canale e vediamo se effettivamente è quello che dicono. Non vi voglio spoilerare molto, vi dico solo che sono entrati, hanno iniziato un po' a dissare e le cose non sono andate proprio come ci si aspettava. Volete far vedere la vostra potenza? E vi chiedo per favore, se dite di essere fortissimi, siatelo. Potete comunque contattarmi su Instagram, link sotto in descrizione. Detto questo, non perdiamo altro tempo, vi lascio al video, prendete la vostra Coca-Cola, popcorn e ora sì, come sempre, let's go. Gente, io avevo fatto una storia su Instagram, come avevo detto, e hanno risposto tanti team, tra cui questi qua, che affermano di essere fortissimi. Perciò Crit ho dovuto chiamare perché mi serve gente per metterli alla prova. Ovviamente il team migliore di... No, no, vabbè. Vabbè, niente. Mi serve perché c'è dentro Maestro Girem che è nel cuore di Giacomino, quindi voglio che sia lui a testarli. E un altro, un compagno. Certo. Mi sentite? No, non ti sentiamo. Ti sentiamo, ti sentiamo. Okay. Maestro Girem, come sta? Tutto a posto, tutto a posto. Va bene. Allora, Giacomino. Sono diventato più forte Giacomino. E chi mi hai portato? Matteo? Ciao poi Matteo. Abbiamo Matteo, il suo duo partner di tutte le competizioni. Ok ragazzi, voi oggi dovete mettere alla prova questo team. Che se riusciamo a farli entrare sarebbe meglio. E attenzione pure con la tag toxic. Ragazzi, Kit e Consi, ci siete? Mi sentite? Bello. Domanda, perché avete un account nuovo? Devo resettare il KD per la nuova season che arriva. Ah, ok, ok. Però il vostro team è toxic, è sempre stato. Sì. Uno dei migliori in Italia. Ah, uno dei migliori in Italia. Giocate da PS4 anche o PC? Allora, PC. Allora qua moderiamo i termini, capito? Vi ho portato qua perché mi avete detto su Instagram che siete fortissimi e vi voglio vedere. Quindi se riuscite a battere il maestro Giren e Matteo, almeno qualcosa dimostrate, se no siete dei caramelitos come tanta gente che è venuta qua. Per me bastava solo la seconda parte, lo so. Si kit, mi devo ricordare le skin. Consi è quello con la barbetta. Ma dove la vedi la barbetta? Quanto volete perdere? La madonna, neanche entrati, ragazzi. Mamma mia, siete proprio toxic. Cioè, vi siete chiamati così perché è abitudine del vostro team di stare? No, o casualità? È abitudine perché vinciamo sempre. Allora, io direi di fare un bel box fight. Il primo che arriva a 5 vittorie è il team più forte. È il team migliore. Ma questa è una mappa per i nabbi. Ah, beh, infatti è da tanto, puoi entrare tranquillo. Qua si dissano, ragazzi. Ok, ragazzi, Cree. Eccomi, ecco. Si inizia? Vediamo un pelino. Io sto guardando il maestro Giren, Anch'io guardo il maestro. Oh, che inizia! Madonna! Gli ha fatto subito 150, ma anche lui, Ok. Ma, cosa ho visto? Easy. Che è successo al maestro Giren a Matteo? Tranquillo, tranquillo, si stanno solo riscaldando, stanno testando le goodness. Capacità. Che gli dite a questi due? Come vi sono sembrati? Come sono sembrati questi CLN nel primo round? Sono abbastanza facile, dai. Vediamo, vediamo. Tanto è lunga, Siete solo 1-0. 90. Attenzione. Occhio, occhio. Mamma mia. Ti è rimasta pochissima vita. E si sono portati a casa. Siete fortunati, ragazzi. Siete fortunati. Bravi, miei CLN. Siete 1-1, Ditemi quando devo accendere il Vanitor. Oh my god, sono capace di accenderlo, non me l'aspettavo. Oh my god, adesso siete proprio non so cosa dire su voi due. Che team toxic, che team. Vediamo qua. Chi è che sto guardando? Matteo, io sì, Matteo questo.
cerca di prendere la scala e l'ha presa, vediamo. Se li prende anche il muro. Gliel'ha preso Editan, sono in due. L'ha hittato, ma si è preso un po' di danni anche lui. Guarda lì come si è chiuso, mamma mia. Ma li vedo un po' spaesati, Li vedo un po'. Ma non ho hittato per quello. Dov'è il team più forte? Ma eccolo, eccolo, siamo proprio noi. Vedo che è sfortuna, dai. Prima l'ho lasciato con 10 di vita. Sono solo scarso. Ok, vabbè, 2-1. CLN Matteo, mamma mia che dita quella scala lì. Lo nocca subito, ragazzi. Qua mi sa che il primo è stato un po' fortuna per voi, Vi stanno distruggendo. Guardi là. Eh sì. Andato. Pulito. Siamo 3-1, Sei fortunato che non mi dava il tasto del piccone. Li distruggono. Ma perché? Ma ragazzi. Ma noi siamo fatti, recuperiamo alla fine. Lo dico a voi. Il comeback. Ma se non siete forti, perché mi dite sono fortissimo di qua di là? No, evitate, però poi arrivate qua nel video e fate le figure. E a me dispiace. Certo, imparate una lezione. Vediamo Matteo. Si prende l'hit, mamma mia, 33 di vita. Forse in loro lo pusherei senza lasciarlo curare. È quello che stanno facendo. Si è preso 110. Mamma mia, Matteo. La clacciata con 33 di vita. 4-1. Questi Toxic mi sa che sanno solo parlare. Spero che comunque un altro round lo riescano a vincere. Ma ovviamente i miei player sono molto più forti. Speri per il show. Quando lo vincono? Il giorno di Samai. Mamma mia, anche i tuoi non scherzano, Lo so. A te è piaciuto 120? Gli ha dato proprio una bella botta lì, Vediamo se riesce a tirarlo giù. Jiren ha noccato qualcuno. E se li ha fatti 5-1. Ma non ha senso. Ma usa le hoc, ragazzi. Taglia così. No, usano le hoc. Allora, facciamo così, ragazzi. Perché magari. Hanno paura. Magari non. Non ve la cavate molto paura in box di farvi ancora del male. Perché non ci facciamo una bella rotation? Ok, ci siamo, ragazzi. Guardiamo un po' di rotation. Duo bis duo. Okay, vediamo questi toxic. Come se la cavano? Ma chi sta morendo? Scusate, non potevo. Qualcuno è morto. Vabbè, si era un atto bagato. Che è successo? Sono rigenerato, non c'era senza colpo. Hanno dovuto. È la mappa che gli ha fatto vincere. Vabbè, gli diamo questo punto per pietà. 1-0 per i toxic. La mappa lo sa pure che sono troppo forti. Quindi non posso ancora uscire io. Facciamo così. Rompi il muro a sinistra, rompi il muro a sinistra. Ma adesso devi aspettare 3 secondi. Ok, io sto guardando adesso Matteo. Vai sotto, questi qua carancano sotto. Hanno capito la strategia, secondo me, dei toxic. Che sono tra l'altro 1-0 perché la mappa li ha favoriti. Mamma mia, se li sta sciogliendo. Adesso sì che vedo un po' di giocate. Solo che è rimasto solo... come si chiama? Kit. L'altro è stato sciolto dal maestro Jiren. Matteo si fa il suo giretto in acqua. Cerca di risalire ma non riesce. A 30 di vita. Se le sta andando. Vorrei vedere. Ah, compagno successivo. Lo posso vedere. Eccolo qua. Sto guardando adesso Jiren. Attenzione. Cerca di riprendere l'high ground. Come mi ha insegnato a Giacomino. Guardalo lì. Mamma mia. Lo hit a 74. Mi sa che è toxic qui. È bianchissimo. Ed è morto. 1-1, ragazzi. 1-1. Solo fortuna. Partiamo allora con il terzo round. Dovete aspettare 3 secondi, ragazzi. Si apre da sola la porta. Vai, Kit, vai. Sto guardando, voglio vedere come giochi. Quanto sei forte, quanto sei potente. Guarda, ma quante cure ha? No, Cree, qua mi sa che non ci siamo, anche se siamo stati un po' trollati. Può essere. Scende giù Matteo e lo scioglie con la mitraglietta. Che succede, Toxic? Mi sa che è il ping, immagino. No, spammi solo. Io non saprei che dire perché siete 2-1 per voi, ragazzi. E Toxic, mi sa che neanche qua riescono a fare qualcosa. Kit ci trova, fa un po' di danno a Seba. Kit è stato sciolto, povero. È stato sciolto. Matteo hanno sciolto. Ragazzi, mentre ci guardiamo questa roba che è finita, se c'è un team veramente serio, fatemi sapere su Instagram. Ma cioè, non posso vedere queste robe. 3-1.
È un disastro. Sono vantati di essere fortissimi, ma niente. Confronto al maestro Jiren e a Matteo. Inizio. Madonna mia. Mamma. Cosa succede, Kit? Cosa succede? Secondo me è da controller lui. O usa le app. Usa le app. Beh, se ti scioglie perché ti fai colpire. Vediamo qua, mamma mia ragazzi. Guardate, ma... è palese l'inbot, ragazzi. 4-1, come prima. Io sento del Rosic. Come prima, sono... manca l'ultimo. Il primo che arriva a 5. Last game, sì, dai ragazzi. Cioè, noi abbiamo l'inbot, vuol dire che voi siete forti, quindi. Se li fate fuori in 10 secondi vi regalo una skin a te. Raga, avete sentito? In 10 secondi, 4, 3, 2, sì, vabbè, ti devo 1, niente, non sono riuscito, niente skin, attenzione, cosa ho visto, Matteo è stato sciolto e hanno vinto questo round, attenzione, colpo di scena, 4-2, vuol dire che non vi stavate impegnando fino a questo punto? Basta chiedere, no, si inizia a sudare, basta chiedere. Vai, avete il permesso di devastarli subito. Ma no, ma poi non è divertente, vinciamo alla fine. Trappalo, trappalo. Oh, appicconate, l'ha sciolto. L'ha sciolto. Qua, cioè, si è preso un rischio per far la kill appicconate. Ed è stato sciolto. Mamma mia. Consi. Quanti sono? 2v1. Qua, o la claccia, il maestro gira. O c'è un altro round. Vai, madonna. Attenzione, maestro gira non la può clacciare. Si prende 50 di vita. Ce l'ha lì davanti. Intelligentemente scende, l'avrei fatto anch'io, me l'ha insegnato maestro Jiren. Mamma mia, gli ha fatto malissimo. E la claccia così. E la claccia così. Raga, andiamo subito in lobby perché devo chiedere un paio di cose a voi. Allora, io vorrei un attimo di silenzio. Vorrei chiedere un attimino a Kit, che mi sembra che è quello che parlava di più. Che è successo? Sì, dai, si vede il lag. Poi usa l'embot. Ma che stai dicendo? No, posso dirti una cosa? Dimmi. Dopo avermi tradito con Giacomino, mi tradisce anche con loro, mi manda un messaggio, anche questi sono forti, poi mi ritrovo. Ma non è colpa mia, mi dicono sempre di essere forti, sai anche quante skin rare dicono di essere forti invece, vabbè. Allora Cree, qua ennesima delusione. Deluso, pensavo di aver trovato degli avversari con il mio team, ma... Vabbè, cercheremo ancora. Cercheremo ancora, cosa vuoi dire a quelli che ci stanno guardando? Signori, stiamo cercando un team che abbia... le facoltà almeno di usare mouse e tastiera in modo decente per cercare di battere il maestro G. Se siete forti, ho chiesto gente forte. Venite e dimostratelo. Io vi lascio, ci vediamo al prossimo video. Mi sono comunque divertito e grazie Cree della compagnia. Fate come sempre i play. Ciao ragazzi.